Torno a fare quello che so fare peggio, cioè recensire i prodotti tecnologici freschi, ma nemmeno poi tanto. Mi sono finalmente aggiornato anch'io a uno smartphone, non bello ma decente. Non parliamo né di un iPhone né di un Samsung, ma di uno Huawei, che sembra in savonese, no? Huawei, cioè Huawei, che marca è il Huawei? Boh! Scoperto che ha la sede in Olanda, non ho capito bene dove lo fanno, comunque il rapporto qualità-prezzo, per quanto girato durante i soliti saldi estivi di luglio-agosto, sì, quelli che costano poco hanno la fregatura di contenere poca memoria di base di sistema, e quindi anche se uno ci aggiunge 8 giga di RAM tramite mini SD, non la può sfruttare per le applicazioni che si installano direttamente appoggiandosi al sistema operativo. Quindi se avete 128-256 megabyte di memoria di base, quella vi tenete, e quindi io ho riempito tutto e non girava più nulla. Huawei G535. Facciamo subito la figura di merda, così me la tolgo. Questa è la custodia del G525, perché io sono andato dai cinesini e gli ho chiesto: vorrei la custodia siliconica per il G535. Non ce l'abbiamo. Però gli ho visto dietro quella più recente che avevano, la 525, ho detto: ma sì, prendo quella. Sarà uguale, un accidente. Oh, ci fosse stato un buco, uno che corrispondeva a quello del telefono. Così che cosa ho fatto io? Ho fatto i buchi dove corrispondono al modello mio. Però è possibile che con un solo scarto generazionale di tecnologia debbano invertirmi in modo speculare tutti i tasti, tutti i buchi, tutti i fori? Per il momento c'ho questo, poi quando ne troverò una che corrisponde, comunque già mi girano le scatole. 4 euro buttati via. E vabbè. Veniamo al sodo. Che cosa? L'ho già aperto, l'ho già provato, ci ho messo uno dei miei numeri di telefono per vedere se funzionava, e sono moderatamente soddisfatto, perché ho pagato questo coso qua, partendo dal prezzo, 119 euro in offerta, con il 40% di sconto rispetto al prezzo originale. Dopodiché ho fatto un giro su Amazon e l'ho trovato a 99, e quindi già, è una cosa che non bisogna mai fare. Quando compri qualcosa per 2 settimane, fai finta che non esista. Originale, 179 euro, non lo so se sia corretto oppure no, bisognerebbe chiedere alla di Consum. Poi tutti quanti hanno lo smartphone, tranne me, direbbe Fabri Figo, e quindi io arrivo in estremo ritardo, ma dentro c'erano questo, che il caricabatterie è un po' più carino, marca Huawei, con attacco USB, quindi farà il solito 5 volt. Poi ci aggiungiamo, e questa l'ho comprata a parte, micro SD HC della Sony Make Believe, 32 GB, perché è il massimo che supporta il telefonino. Ho letto le specifiche prima di andare a comprarlo, ho detto vediamo quanto porta. Quindi micro SD high speed 40 megabit per secondo, quindi SDHC ultra high speed. E dentro forse c'è anche un software per il recupero dei file cancellati, ma questo non è importante. Qui siamo di nuovo a schedina, 19,90. Telefono, c'è anche il telefono, raga. Allora, grande così, tenerlo in mano, non dei più enormi, e già tutto sporco, l'ho pacioccato un po', quindi questo sarebbe il 535 Grey Huawei Tech, prodotto Amsterdam, Netherlands, quindi Paesi Bassi, molto sottile. E adesso vi leggo le specifiche, intanto piacerebbe avere un'app che mi comanda la maglia. Comunque, allora proviamo a accenderlo, una settimana che è lì a fare niente. Comunque, accende. Molto molto Gesù Cristica questa schermata. Ascensione, è già butta male. Quick Start Guide, guida di avvio rapido, warranty card, tutte cose che nessuno legge mai. Però forse bisognerebbe leggere le righette piccole piccole che ci sono scritte lì dentro. Ovviamente conservare garanzia, scatola, imballaggi in caso di... Anche se nel mio caso il mio problema sono le manine molli di pasta frolla, quindi se mi va giù per terra sono tutti i cavoli miei.
Android, insomma, non particolarmente diversa da qualsiasi altro smartphone. E ci ha messo poco ad accendersi, se non altro. Il vecchio LG è molto più tartarugoso. Uscito nel... Wow, mi è arrivato un messaggio. Offerta esclusiva, leggiamo l'offerta esclusiva. Per te 50 minuti verso tutti gratis per 3 mesi. Rispondi sì. Io odio i telefoni. Se qualcuno non se n'era accorto, questa è la prova che non sono particolarmente ferrato. Se non altro perché mi sono stampato tutta la specificona tecnica lunga lunga. E quindi abbiamo distribuito direttamente in Italia 2014. Intanto fregatura, dunque io volevo un dual SIM per mettere due numeri dentro per una volta, cioè odio i telefoni però poi come tutti bisogna averli perché ci si vive così. E che cosa è accaduto? Che io ho letto il cartellino, sono stato un'ora e mezza dentro a sto negozio per sceglierlo perché volevo un dual SIM, l'ho comprato, ho letto bene che ci fosse scritto dual SIM, mi ricordo che c'era scritto, poi arrivo a casa, spacchetto, mono SIM. Ma perché? Tastiera virtuale. Micro SIM e l'ho dovuta far tagliare perché ancora ce l'avevo grande. E... GPRS, UMTS, HSUPA, DPA, Edge, LTE, USB, IRDA, non ce l'ha, non c'ha l'IRDA. Stiamo senza IRDA, non ho mai sentito sta sigla. Bluetooth 4.0, 802.11, BGN, gli manca la A, quindi non è così velocissima, hotspot, wifi ovviamente, 2G, 3G, 4G. Anche il 4G non lo userò mai perché abito in un posto dove probabilmente il pino qua fuori prende più segnale del ripetitore. Dovessi mai andare in quei 100 metri quadri d'Italia dove il 4G prende bene, al costo di 1000-1000 euro al giorno si può viaggiare a una velocità spaventosamente elevata. Sono scettico. Sensore di prossimità, luminosità, accelerometro, schermo. Pollici 4,5, né 4 né 5, una via di mezzo, infatti è stretto e lungo, e vabbè. 16 milioni di colori, PPI, che sono i punti per, insomma, la densità d'immagine, insomma, quanto è preciso, abbastanza bello. Siamo a display capacitativo, una di quelle parole lunghe che ucciderebbero Carcass, citazione da un fumetto, scopritela. Risoluzione display, 540x960. Bella porcata. Vabbè. Che risoluzione è 540x960? Dai, non fai 1000x600? No, 540x960. E dunque, due fotocamere, una davanti e una dietro. Quella davanti è più bella di quella secondaria, perché una è da tot megapixel, l'altra è solo un megapixel. Non so perché non le fanno uguali. E un motivo ce l'avrà. Comunque, abbiamo il flash, il LED flash, ovviamente a videocamera. Risoluzione 720p, T9 che non sopporto, multimedia praticamente tutti perché supporta AAC, WAV, MIDI, molto utile il MIDI, no? MP4, MP3, UMA, UMB, cioè Windows Media Audio, Windows Media Video, nonostante sia Android 4.4, quindi almeno credo. Sì, mi pare di sì. E poi allora è largo 65 mm, 6,5 cm, lungo 131,2, quindi 13 centimetri, spesso 7,85, meno di un centimetro, mi fa molto piacere, e pesa 145 grammi, batteria integrata, cosa che scoccia tantissimo rispetto a chi è abituato come me a quelli vecchi dove quando batterie consumate vai te li porti, però a quanto pare e tocca andare in assistenza per farsela cambiare. Che palle! Agli ioni di litio, 2000 mAh di autonomia. Vediamo se riesco a farmi un selfino stupido. Tec! Troppo figo il fatto che puoi girare davanti, dietro. E ovviamente io sono molto pratico, sono andato a scriverci sopra. Comunque, non fa per me questa attività, ma dichiarati 370 ore in stand-by, che vuol dire che se non lo usi mai, proprio non lo accendi mai, non lo accendi, poi lo lasci lì, senza rispondere, senza telefonare, senza sentire musica, senza fare niente, dura 370 ore, quindi tantissimo.
Se lo adoperi invece dura 720 minuti, che è molto meno. Qui entra il power bank che vi dicevo. Questo è uno dei tagli più piccoli e sono altri 2000 mAh di scorta, quindi praticamente raddoppia l'autonomia se vogliamo. Vediamo un po', dentro abbiamo questo stupidissimo cavetto piccolo, l'anellino da infilare, va abbastanza leggero diciamo, e questo è power bank agli ioni di litio, 2000 mAh dicevo, input 5V, output 5V. Appositamente pensato per mobile, iOS e Android, lettori MP3, eccetera. Io però l'ho preso perché qui sopra ci sono i disegni di telefonino, tablet, macchina fotografica, lettore MP3. E questo mi fa sperare di poterlo adoperare anche come batteria per la videocamera che sto adoperando adesso per registrare il video. Ma quando mi trovo outdoor, on air, fuori, mi è successo varie volte di rimanere senza carica e quindi ho detto fondamentalmente quando avrò raggiunto l'ultima tacca di videocamera conto di collegare questa. Svantaggio qual è? Che non hai la sede, non ti basta cambiare la batteria e infilarne un'altra, devi portare questa in più. Ce ne sono di tagli molto grandi. Si arriva, questa è la più piccola, 2000, poi c'è 4000, 6000, addirittura 10000. 10 ampere ora sono tanti per meccanismi come questi, vuol dire aggiungere veramente ore e ore di autonomia. Per vedere se funziona, se ne avrò bisogno, per il momento ho preso la più piccola, poi c'è sempre tempo a prendere quella da 6000 e da 10000. Hanno un costo relativamente irrisorio, ognuno ha il reattore ARC che si merita nel petto. Per tornare al telefono e concludere questa lunghissima e precisissima disamina del mio nuovo apparecchio telefonico, 1 GB di RAM è quel che dicevo all'inizio. Finalmente ne ho uno che dovrebbe riuscire a supportare il maledetto WhatsApp e le altre 3 o 4 applicazioni che mi servono, perché io mica ci gioco col telefono. Però memoria interna da 8 GB per salvare, ma non per installare, la maggior parte delle applicazioni finiscono tutte nella memoria RAM di base, quindi serve grande. Slot micro SD espandibile Android 4.3 Jelly Bean, interfaccia utente e Motion UI dedicata a Huawei. E il processore risponde bene, abbiamo uno Snapdragon 400 MSM8926, la sigla di riferimento, CPU Cortex A7, insomma non il massimo ma comunque già un 1,2 GHz di ciclo di clock, che viaggia insieme alla chip grafico, a un GPU Adreno 305, mi piace sto nome Adreno, è SIM free, quindi te lo vendono senza numero di telefono, non è legato a nessuna compagnia telefonica, meno male, perché sai che palle aprire e poi dentro c'è la schedina da 5 euro, telefono a chiama, aspetta 28 giorni che poi te lo attivino, eccetera 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 eccetera. Piasne! Per concludere, io ero orientato quando volevo cambiare telefono verso un Nokia Lumia e non so perché me l'hanno sconsigliato in tantissime. E quindi mi sono fidato di voi. Ho preso un'altra cosa e spero di non aver fatto una piata. L'unbox del G535 termina qui. Prima di farvi due maroni così, la chiudo qui e vi saluto. Ciao! Per essere indietro nel tempo, non ho il profilo Instagram io, e meno male, perché guarda che faccio, cioè ci mancherebbe, però boh, potrei persino iniziare a fare